Inter, ma di questo Napoli-Udinese vediamo subito la moviola, questo filmato, che cos'è successo. Via col filmato. Non c'è niente da fare, Napoli e Udinese ormai fanno sempre storia. Ricordare quella del novembre scorso è pressoché inutile, oltre che penoso. Quella più recente parla di un abbondante pareggio bianconero e di un nastro azzurro. Non bastano passaporti ritirati, scommesse clandestine, nazionali rivoluzionate. Ora si guerreggia anche con i pannolini. Gli occhi dei 75.000 del San Paolo erano tutti per lui, Don Diego. Pochi guardavano all'Udinese. Un bebè era dunque l'arbitro di questo match. Il campione argentino pensava a Stefania Sinagria, da poco puerpera felice, che gli aveva certificato attraverso avvocati la nascita di un erede. Ed era talmente distratto che lasciava a Crescimani l'inventiva per questa conclusione. I ragazzi di De Sisti? Beh, era un piacere vederli giocare con tanta foga, con buone triangolazioni, con intuizione. Saliva in cattedra Paolo Miano, che impegnava Garella in questa deviazione. Il diavolo, che non è quello milanista, era comunque dietro l'angolo, quello battuto da Caffarelli. Una respinta ed è Napoli, in odor di nazionale, fa da parafulmine alla sua squadra, realizzando il vantaggio. 10 minuti dopo Maradona torna in campo e colpisce la traversa. Bastano 3 minuti della ripresa per il pareggio dell'Udinese. Miano, Colombo e ancora lui, Paolo Miano. Come può, respinge Garella e Volpino Graziani centra il primo bersaglio stagionale e appunto il pareggio. L'Udinese continua a giocare in maniera più che dignitosa contro un Napoli assai morbido. Anche l'ex Carnevale pare avere un groppo in gola al vedere i vecchi colori. Sul finire i napoletani colgono al volo l'occasione per la protesta. Il gomito di Crescimani, ritenuto involontario dall'arbitro Pieri, scatena, guarda caso, sempre lui, Salvatore Bagni. A questo punto i napoletani servono applausi per i bianconeri e fischi per gli azzurri, e sono anche tanti quando Garella sta per compiere un pateracchio grazie ad un zanone assai tignoso. Si contempla una fine giocata di Maradona. Dagli spalti un fantasioso tifoso gli urla: sei forte papà. Dall'altra parte Miano dipinge calcio. Alla fine i 75.000 presenti scopriranno che il San Paolo di Napoli era biondo. Bene, siamo di nuovo in studio, abbiamo visto l'immagine un po' di Paolo Miano.